poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su Tenaris, che vanta un incremento del 2,55%. I più forti ribassi si verificano su Enel, che continua la seduta con meno 1,28%. Sul mercato di Chicago, pioggia di acquisti sul petrolio, che mostra un guadagno dall'1,60%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il dato sulla produzione industriale in Unione Europea, pari a meno 1%, e il dato sui prezzi al consumo in Spagna, pari a 1,3%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle scorte di petrolio. Domani è in programma il dato sui prezzi al consumo della Germania. Attesa una partenza positiva per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia 12.876 punti.